Noi ci occupiamo di protezione dei dati personali. Io direi che il punto più attenzionato è diffondere una nuova cultura della privacy e della protezione del dato personale, perché nell'era digitale, quando noi e i nostri giovani passiamo oltre metà della nostra vita vigile in rete, sulle piattaforme, su internet, il nostro dato personale diventa la proiezione della nostra personalità fisica in un mondo virtuale, e di conseguenza avere questa sensibilità, cioè capire che il nostro dato personale equivale al nostro dato fisico, che il nostro gemello digitale equivale alla nostra personalità fisica, significa da una parte proteggere i nostri dati, dall'altra parte renderli trasparenti per quanto riguarda la pubblica amministrazione e privato, ma renderli anche protetti da un eccesso di trasparenza, cioè fornendo all'amministrazione, al privato, insomma, fornendo i nostri dati quando servono davvero e potendo recuperare i nostri dati quando non servono più. Quindi direi che privacy, protezione dei dati personali e trasparenza sono un binomio assolutamente inscindibile. Ringrazio perciò la dottoressa Matrudo, la Regione Calabria, il Presidente Occhiuto, l'Assessore Pietropaolo per aver avuto la sensibilità di avere qui il garante per la protezione dei dati personali, ma soprattutto di inventarsi un'importante giornata appunto su trasparenza e protezione dei dati. Oggi abbiamo questo evento, questo incontro è molto importante perché il tema è il tema dei temi in questo momento, cioè la protezione dei dati. Sembra un tema lontano dalla nostra realtà quotidiana, dalla vita quotidiana di ciascuno di noi, invece è proprio il contrario. E la protezione dei dati di ciascuno di noi, e in particolare della pubblica amministrazione, è un argomento fondamentale, perché oggi assistiamo a moltissime organizzazioni e tentativi anche di invece manipolare questi dati a fini anche commerciali. Noi come Regione, oltre all'incontro di oggi, abbiamo che testimonia un punto di confronto con anche delle autorità, perché è venuto a confrontarci con noi uno dei componenti, illustri componenti della Commissione del Garante della Privacy. Oltre a questo, la Regione sta facendo dei progetti molto importanti sulla cyber security e sta già avendo dei risultati importanti. Ci sono tre programmi che sono stati approvati col PNRR a favore della Regione. La Regione ha approvato in giunta un piano regionale della cyber security, e perché sono temi questi che servono a proteggere e andare avanti sul programma che abbiamo di innovazione e di digitalizzazione sia della Regione che nei confronti degli enti locali, dei cittadini e delle imprese a cui ci rivolgiamo. Beh, sono due concetti, due facce della stessa medaglia, perché la trasparenza è tutto ciò che le leggi oggi ci invitano e ci obbligano anche ad usare in termini di trasparenza sui dati, obbliga anche ciascuno di noi e ciascun operatore della pubblica amministrazione, sia esso un politico, sia esso un burocrate, un funzionario, un dirigente, a operare nella massima trasparenza e quindi di fatto nella massima legalità. È un argomento, è un tema ed è uno dei, dei punti di forza di una serie di procedimenti e di normative che mettono al primo posto la legalità dei singoli procedimenti. Beh, io sono stato ieri dal Presidente in ospedale, l'ho visto, e il Presidente sta bene. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Veronica. Abbiamo notizie buone, rassicuranti stamattina, per cui facciamo un grande in bocca al lupo a lei e un augurio al Presidente che torni in forma nel più breve tempo possibile. La giornata è la giornata sulla trasparenza, è una giornata importante, è una giornata non chiusa a questo palazzo, ma è una giornata che trova gli stakeholder anche fuori del nostro territorio. La trasparenza è meritocrazia, quindi lanciamo questo messaggio importante, e cresce sempre di più da parte dei cittadini questa voglia di fruire di questo bene, che è un bene comune importante, primario, la meritocrazia.